Inaugurata sul territorio di Pozzuoli, la prima RSA, residenza sanitaria assistenziale, 60 posti letto, stanze panoramiche confortevoli ed una struttura ultramoderna nella tecnologia e altamente specializzata nell'erogazione di prestazioni sociosanitarie e riabilitative. La dimora Marigold, costruita a pochi passi dalla Solfatara, è stata progettata per assicurare il massimo benessere ai propri ospiti, con un'accoglienza basata sul concept dell'ospitalità alberghiera, con dotazioni tecnologiche d'avanguardia, come ad esempio una app che permette ai familiari di seguire le giornate e le terapie dei propri cari. A parlarcene il titolare Pasquale Froncillo. Abbiamo cercato di garantire tutti i servizi alberghieri e tutta l'attenzione possibile ai nostri ospiti, che devono avere la cura sanitaria prevista e devono godere di tutto quello che può essere un'attenzione alberghiera e quanto meglio c'è nel campo dell'accoglienza. Abbiamo cercato di dare la possibilità ai parenti di poter monitorare le attività che fanno i loro cari all'interno della struttura. Tutto sarà registrato e monitorato e quindi i parenti potranno, attraverso la tecnologia, monitorare la giornata che passano i loro cari. D'estate è sempre più complicato per le famiglie trovare un luogo adatto che possa ospitare i propri cari. Una struttura del genere, in città, a pochi passi da Napoli, può essere l'ideale. Michele Di Iorio, presidente di Federfarma Napoli, sulla nascita di RSA di qualità, si è così espresso. Certamente è valida come iniziativa, se una riserva posso fare è che se non c'è l'impresa privata nulla si sviluppa, perché la politica dell'RSA in Regione Campania è completamente fallita, è scomparsa, non è scomparsa però la burocrazia che gestisce e governa le iniziative dei privati.